Eccoci giunti al compimento del cammino pasquale, il giorno della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. È l'inizio del cammino e il compimento del cammino. Pasqua e Pentecoste sono in fondo un'unica cosa, rappresentano lo stesso cammino che Gesù compì e che fa compiere a noi. Prima di esalare l'ultimo respiro sulla croce, Gesù disse: ora tutto è compiuto, tutto è portato a compimento. La missione della salvezza affidatomi dal Padre finalmente è portata a termine. L'uomo è redento e la morte non è l'ultima parola definitiva sulla vita della creatura umana, è solo un passaggio. E l'uomo, guardando a Cristo, crocifisso e risorto, vede chiaro il senso del suo esistere, compreso anche il dolore, compresa anche la fatica. Ma occorre da questa salvezza portata da Cristo che possa radicarsi nel cuore dell'uomo. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, aveva promesso Gesù prima di ritornare al Padre. Ma chi è l'autore di questo radicarsi nella vita di Cristo da parte dell'uomo? Chi è che ci permette che il modo d'essere di Cristo possa diventare il modo d'essere della creatura umana? Gesù è salito al cielo e ora è alla destra del Padre. Non vi lascerò orfani. Cosa vuol dire che non ci lascerà orfani? Che sarà sempre con noi. Lui che, ritornando al Padre, non può più essere davanti ai nostri occhi come quando i discepoli, gli apostoli, lo vedevano e lo toccavano. Vi manderò lo Spirito Santo, dice, il mio Santo Spirito, che ricorderà continuamente alla vostra vita che cosa ho fatto per voi. Avrà delle parole inenarrabili dentro il vostro cuore e permetterà appunto che voi siate totalmente miei. Griderà, come dice San Paolo, con un grido continuo che sale dal cuore, dice Abba, cioè Padre. Gesù finalmente può dire in modo totalmente esaustivo quella parola che ha detto sulla croce: ora tutto è compiuto, finalmente ora posso consegnarvi tutto quello che ho di me, rimarrendo in voi attraverso la forza potente del mio Spirito. Ecco, è per questo che noi possiamo andare in missione coraggiosi e determinanti, perché ci siamo abbandonati totalmente allo Spirito di Cristo.